Non sono chiare le cause, ma sono stati momenti di paura a Felonica, in provincia di Mantova, per un incendio che si è sviluppato a bordo di un treno, a bordo del quale viaggiavano numerosi studenti che si stavano recando a scuola. Poco prima delle 7, la chiamata ai vigili del fuoco di Castelmassaro Vigo, che sono intervenuti su questo tratto della linea ferroviaria Fermide Ferrara all'altezza di Felonica. Su uno degli ultimi vagoni centrali del treno, fermo in mezzo alla campagna per l'emergenza, si era sviluppato un principio di incendio. Il fumo però nello spazio ristretto del vagone è stato inalato dai ragazzi e 9 studenti sono stati assistiti dai sanitari del 118 giunti sul posto con le ambulanze per aver respirato del fumo. Alcuni si erano lievemente feriti e presentavano delle scoriazioni. Il treno era partito da Sarmide con 45 studenti minorenni e 3 persone del personale ferroviario quando all'interno del vagone si è sviluppato il fumo. Si è fermato il treno, il personale ferroviario ha messo in atto tutte le procedure di sicurezza per far abbandonare i vagoni. I vigili del fuoco nel frattempo sono arrivati dal distaccamento di Castelmassa, hanno spento il principio d'incendio che era divampato all'interno di un vano tecnico sotto al treno. Di lì il fumo però è penetrato all'interno del vagone. Gli studenti sono scesi sulla massicciata e sono stati assistiti dalle ambulanze del 118 e portati successivamente in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco di Suzzara, competenti per territorio, hanno ultimato l'intervento e la messa in sicurezza del treno. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale, oltre al personale ferroviario.